Allora, forza ragazzi, dai. Allora, bisogna iniziare. Allora, si prova. Come si prova? Allora, proprio stasera. No, vedrà, stasera. Partire, voglio sentire partire. Ma che partite? Ma domani sera ci sa lo spettacolo, ma ragazzi. Si prova domani con lo spettacolo. Ma per piacere, dai. Allora, e te Fabio? Fabio, sì. Ti metti qua. Con il copione. No, mi raccomandate tutti le parti? Allora, te sei la madre, no? Te stai soffrendo per tua figlia che è stata messa incinta da uno sconosciuto e non si sa chi è. Quindi appena si comincia per mostrare questo tuo dolore, questo tuo affratto, cioè devi fare due piccoli colpi di tosse, proprio leggerissimi, così proprio. Leggeri, va bene? Te sei la figlia, te, cioè, sei consapevole dell'errore che hai fatto, però ti difendi perché sei innamorata ancora di lui e non vuoi dire chi è, capito? Io chi sono? Io sono il padre, no? Furibondo, entro in scena e cerco di farmi dire da te chi è. E qui infatti inizia il nostro dialogo. Quando a un certo punto io mi alzerò in piedi e dirò la battuta, dimmi chi è stato, ecco, a quel punto entri in scena te, no? Io, sì. Sicuro, ho deciso, no? E fai, sono stato io! E qui comincia la nostra litigata, va bene? Va bene. Allora, Macia, i rumori di scena te li ricordi tutti? Va bene? Sì, eh? Sì. Vai, andiamo. No, va bene. Vai, comincia. Colpo di tosse. Anche un po' meno, eh. Come hai potuto? Come hai potuto? No, no, Macia, no. Non il telefono, il campanello, Macia. Vabbè, dai, da capo, vai, lo facciamo da capo. Vai. Come hai potuto? Il campanello, fai il campanello, piscia la tastiera, ecco, quello lo devi fare. Te, vieni ad aprire la porta, vieni, Carlo, vieni. Entra, cammina lento, guarda la figlia con rabbia, guarda la moglie rattristito, va dalla moglie, la consola, si siede e affranto non sa cosa dire. Ma non importa che mi suggerisci le didascalie, cioè di le battute, soltanto le battute dimmi. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Chiudi la porta. Ho capito, chiudi la porta, fammi fare la scena prima. Cioè, quando va a chiudere la porta? Aspetta! Da capo. No. Da capo, vai, si rifà, da capo. Vai. Come hai potuto? Allora che proprio rintronato il campanello devi fare Radio Frank. Se facciamo una cosa, leviamolo il campanello, eh? Entro io senza suonare, eh? Entro quando te dici come hai potuto, va bene? Non c'è più il campanello, va bene? A letto piangevo sempre. No, ma è mia o tua stavolta? È mia. Ma come è tua? Ma e ora c'è la mia confessione. Come c'è? Fai vedere un attimino. Oh, cieco, meno male che sapevi le battute meglio di tutti, te. No, è vero, c'è la tua confessione. C'è la confessione d'amore. Ecco, ora qui la parte è tutta tua. Ora, qui c'è tutta la tua controscena. Perché lei farà... A letto piangevo sempre pensando a lui. Te qui ti devi disperare, cioè devi piangere, capito? Devi mostrare al pubblico questo tuo dolore, questo tuo affranto, capito? Deve essere una scena naturale. Bene? Proprio. Capito? A letto piangevo sempre pensando a lui. Pensavo a lui. Poi è arrivato quel giorno ed è successo. Ed è successo. E dopo quel fantastico momento. Dopo quel fantastico momento mi disse addio. Non sopporto. Tu screanzata, dimmi chi è stato.
Dimmi, dimmi chi è stato! Oh, dimmi chi è stato, e sta a te! Che sta a me? E sta a te! Cioè, quando dico una battuta, dimmi chi è stato, devi entrare in scena! Abbi pazienza, ma devi sentire le partite. Vai, vabbè, vai, dimmi la battuta. Dimmi chi è stato! Sì, sono stato io. Sono stato io. Io ho commesso il fallo. Sono stato io ad aver mancato di rispetto. Sì, e tu puoi anche ritornare a letto. Come, perché? Ma secondo te così la devi dire la battuta? Non si sta provando. Ma si sta provando, domani sera ci sarà lo spettacolo, ci sa. Cioè, la tua è una parte impulsiva, cioè c'ha carattere il tuo personaggio. Sono stato io ad aver mancato di rispetto. Io ho commesso il fallo. Io. Non me lo ricordo più. Suggerisci le battute, vai su. Io la amo. Sì. Io amo. Io la 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 amo. Io amo! Sì, sei incantato il disco. E qui c'è scritto 3 morti. E te leggi tutta la frase, già così non se la ricorda, così lo fa andare a scatti. Io amo, ma non posso accettare il suo amore. Io amo, ma non posso accettare il trattore. Amore? E l'amore. Perché sei già sposato con un'altra donna? Perché mi sono già messo uomini di donna. Perché sono già sposato con un'altra donna? Perché sono stata messa con un'altra nonna. Donna. Donna, 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 donna. E vabbè, non mi riesce neanche. Sì, la sei visto un te. Scriviti le battute sulla mano. Scriviti sulla mano. Oddio. Ma che ce la faremo per domani sera a fare questa commedia? 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 È un atto tragico, finisce male, una tragedia. Quale commedia? Ah, è una tragedia. Sì, guarda, se si continua in questo passo sarà anche per noi una tragedia. Io sono stato io. Io ho commesso il fallo. Sono stato io ad aver mancato di rispetto, ma l'ho fatto per una ragione. Io la amo, la amo, la amo, ma non posso accettare il suo amore. E Carmi, ed io, come amante di vostra figlia, non ho resistito. Non puoi, ma io ti uccido! La pistola! Fermo! La pistola. Fermo! Fermo! La pistola, ti uccido! Maccia! Cioè, il campanello. Allora, quando doveva fare il campanello faceva la pistola. Ora deve fare la pistola, fa il campanello. La pistola scarica ora. La pistola è scarica, ma tu non ti salverai perché io ti uccido con le mie mani. Allora, Maccia, qui. Quando mi avvinghio contro Baracca, c'è la musica finale, quella da che fa da finale all'atto, capito? Quella tragica. Prova a metti un attimo la musica tragica. Bravo. Non sbagliare, eh? Mentre c'è questa scena, ovviamente c'è l'atto tragico, io prendo il pugnale e ti uccido, capito? Sì, sì. E qui è appunto il finale, te svieni, te accasciata in terra e si chiude l'atto, va bene? Speriamo bene. Chiudi la porta. Chiudi la porta.
Confessa. Chi è stato? Non lo svelerò mai, no! Disgraziata. A letto piangevo sempre pensando a lui. No. Pensavo a lui. Poi è arrivato quel giorno ed è successo. Oddio, ed è successo! E dopo quel fantastico momento mi disse addio. Disgraziata, non sopporto, non sopporto! Chi è stato? Io, sono stato io. Io ho commesso il fallo. Sono stato io ad aver mancato di rispetto. Ma l'ho fatto per una ragione. Io la amo. La amo. La amo. Ma non posso accettare il suo amore. Perché sono già sposato con un'altra donna. E quindi sono giunto qui per dare le mie scuse. Sì, lo so. Abbiamo commesso un atto indegno e ci siamo lasciati andare. Ma la carne è carne. E io, come amante di vostra figlia, non ho resistito. Comunque prometto che seguirò la crescita di mio figlio e vostro nipote. Ma perdonatemi, perdonatemi. Non posso sposare vostra figlia. Non posso. Non puoi. No. Non puoi. No. Ma io ti uccido. Io ti uccido. Non bella pistola. Ma non credere di salvarti, io ti uccido con le mie mani, ti uccido! We'll be right back.